Ciao, io sono Carlo e questo è Fudo Games. Oggi mi trovo all'ARCI, l'associazione dove io abitualmente il mercoledì vengo a giocare ai giochi da tavolo, un po' per stare più freschi, un po' per stare più tranquilli, e anche se forse sentirete un po' di brusio sul sottofondo, ma è perché ovviamente è un locale comunque frequentato. Mi ritrovo a rifare il video del mio bottino del Modena Play, quindi speriamo che questa volta vada tutto bene. Prima però di andare avanti con il video, ci tenevo a invitarti a iscriverti al mio canale, a seguirmi tramite i miei canali social Facebook, YouTube, Instagram, per rimanere sempre aggiornati del mondo Fudo Games. Prima di iniziare il video, permettimi di ringraziarti perché il mio canale ha da poco raggiunto, la mia pagina Instagram ha da poco raggiunto gli 800 iscritti, e questo non può farmi che veramente piacere, perché significa che comunque qualcosa sono riuscito a trasmettere. Io ringrazio te e tutti quanti perché mi date veramente la forza per poter andare avanti a pubblicare, anche se mi rendo conto che dovrei pubblicare un pochettino di più, mi impegnerò in tal senso perché è giusto e soprattutto perché mi fa piacere. Ma adesso veniamo a noi, ti mostrerò il contenuto di queste buste. Inizierò dai contenuti quelli più piccoli a livello di ingombro, ma assolutamente molto molto più importanti dal livello significativo di affetto e comunque di piacevole sorpresa, ecco. Incomincio con questa piccola busta della Little Rocket Games. Ovviamente dentro non c'è niente della Little Rocket Games perché è tutto nelle altre buste, e te li mostrerò dopo. Iniziamo da questo magazine, che nient'altro è che un magazine sui libri game, mondo che io personalmente conosco poco, ma visto che mi sto avvicinando ad un percorso, mi sono avvicinato a un percorso ludico educativo, ho scoperto che hanno una gran rilevanza sotto quell'aspetto lì, quindi me lo leggerò con cura e ho veramente una grandissima curiosità di scoprire questo meraviglioso mondo. Dopo vediamo un po', ah ecco, c'è questo che nient'altro è un foglietto, un coupon della Space Otter Publishing, che mi ha lasciato, vediamo se lo trovo perché sono tante le cose, mi ha lasciato anche One Eternity Later. Mi ha lasciato questo mazzo randomizzatore, un mazzo di carte che viene utilizzato sia per scegliere il primo giocatore, ma anche per altre cose. Le illustrazioni sono veramente carinissime, io ti invito veramente a ammirarle perché sono assolutamente carine. E praticamente ogni carta sul retro ha, ne prendiamo uno a caso, un mazzo di dadi, come puoi vedere, ha diverse funzionalità. Mi spiegava addirittura che potresti inserire una penalità in base a un tiro di dadi se ti esce un determinato tipo di numero. Comunque anche queste dovrò leggerle con calma, dovrò scoprire un pochettino perché è veramente una cosa carina. Potete vedere, le illustrazioni sono eccellenti, veramente. Uno dei tanti libretti disponibili gratuitamente al Modena Play era appunto questo qui, che è un'avventura manga di Sakamoto Days. Sinceramente non lo conosco, quindi lo leggerò e poi ti dirò insomma cosa ne penso e quali sono le mie impressioni. L'unica cosa appartenente alla Little Rocket Games è questo Black Dragon's Guild, che nient'altro è che un'avventura introduttiva di un progetto che partirà su Kickstarter, sinceramente non so quando, mi informerò,
di Zemilio e Angelo Minestrini, Biagio e Marco Salogni. Non poteva mancare il lecca lecca dei giochiamo in due, infatti c'è scritto ho trovato schiccia, vediamo se riesco a mostrartelo, ok, ho trovato schiccia, la ringrazio, come vedi non l'ho mangiato e non ho intenzione di mangiarlo, non soltanto perché comunque insomma, la mia stazza me lo impedisce il fatto che magari sto cercando di regolarmi un poco con l'alimentazione, ma più che altro è perché voglio conservarlo. Vediamo cos'altro c'è, ovviamente ci sono tutta una serie di gadget della Tana del Goblin che con la loro pesca hanno veramente fatto di impazzire tutto lo stand. Te li tiro tutti fuori, te li mostrerò. Two hours later. Eccoci qui, questi, allora, qui troviamo tutta la serie di gadget, dal sottobicchiere agli adesivi, segnalibri, marca Tana dei Goblin, altro segnalino, adesivi come se piovesse, altro adesivo, i dadi che comunque sono sempre graditi, poi un taglia porzioni, vabbè, Masterchef sa sicuramente come si chiama, poi spillette, calamite, c'era anche quella di Cars ma mio figlio l'ha già fatta sparire, una cornice nella quale sicuramente metterò una, si è staccato questo, li attaccherò, nella quale metterò sicuramente una foto bellissima in ricordo di Modena, un altro adesivo della Tana dei Goblin e un segnalino per libri, un segnalibro sempre molto molto carino. Quindi spostiamo tutto, mettiamo tutto qua e andiamo avanti. Cranio Creations, la Cranio Creations, ho comprato un gioco dalla Cranio Creations, mi ha fatto omaggio di questo bellissimo mazzo di carte, è aperto per il semplice fatto che l'avevo unboxato nel precedente video, meglio, meno fatica, è molto molto carino, è un normalissimo mazzo da briscola, ma come puoi vedere i disegni sono estremamente singolari, particolari, divertenti, fumettosi, un modo diverso di vedere le carte da briscola che solitamente vengono associati a dei fruitori un pochettino più adulti, ecco, questo probabilmente può servire per invogliare magari anche i più giovani a giocare. E un altro adesivo ovviamente con Peter Pan come soggetto, bellissimo, io adoro Peter Pan. Poi un altro brochure, un altro debris, non so come, del Nerd Show di Bologna che si terrà il 25 e il 26 giugno 2022. Con questo è possibile acquistare un biglietto ridotto a 13 euro. Ah no, online è possibile acquistare il biglietto a 13 euro. È sicuramente un evento molto molto carino, dove comunque si parlerà di comics, di videogames, di pop culture. Quindi sicuramente se riesco magari un salto ce lo faccio. Allo stand della Ghetto Games mi hanno dato questo qui, che è praticamente una mini escape, cioè un'avventura singola di un progetto che stanno vendendo e anche con buoni risultati, di una mini escape proprio così come la vedi, sono tanti episodi, tante avventure, non l'ho presa sinceramente, per il solito motivo che ho cercato di contenere le spese, se no lì avrei comprato, penso, sarei dovuto andare con il tir. Questo è un gioco dove il foglio ancora non l'ho aperto, per il semplice fatto che non va aperto, perché va scannerizzato il QR code che vedi qui dietro e tramite il QR code partirà l'avventura che ti porterà appunto ad aprire questo foglio per poter giocare l'avventura. Non l'ho ancora fatto, lo farò e ti dirò come è andata. Lascio questi per ultimi, altra spilla della Tana del Goblin. E qui c'ho che è proprio italianese correggiuto, a parte un altro adesivo
puntano adesivi come se piovesse. E qui ho quattro cose a cui tengo particolarmente. Vabbè, a parte la spilla, ovviamente un'altra spilla della Tana del Goblin, ho una spilla di Board Game Francesco, che veramente mi ha fatto veramente piacere rivederlo, perché è una persona straordinaria. E conoscerlo dal vivo è completamente un'altra persona rispetto a quella che puoi vedere nei video. Io oserei dire un pazzo scatenato, ma nel senso buono, di quelli che, con cui vorresti uscire tutte le sere per andare a bere una birra. Grande Francesco. Poi altri due pazzi ma simpaticissime persone sono i Gioca Giullari, che ho trovato, mi hanno rilasciato questa bellissima calamita con l'hashtag Si Gioca Per Giocare. A Play ho visto i Gioca Giullari e Dulcis in Fundo, la bellissima, ovviamente sempre fatta a mano, spilletta del Dodo, degli amici dell'Udendo Docere, che ho avuto il piacere di andare a trovare il loro stand, meraviglioso. Se ti sei perso la diretta Instagram, ti invito ad andarla a vedere, non tanto per me ma per il semplice fatto che ti mostro i loro lavori. Da lì poi magari, se non vuoi, puoi andare sui loro siti, sicuramente dovrai andare sui loro siti, perché almeno avrai un quadro più completo dei loro lavori. Tutti i lavori interamente fatti a mano, quindi veramente da vedere. Poi sono stato allo stand della Tabletscope, che mi ha lasciato questi due mazzi di carte. Cosa sono questi due mazzi di carte? Li vado ad aprire. Sono due mazzi di carta, appunto, del gioco Flash Lightspeed, scusami. Praticamente in cosa consiste questo gioco? Ci sono delle carte con due fazioni identiche a livello di tipologia di carte, dove sono raffigurate delle astronavi. Ogni giocatore quindi ha la propria fazione, ne prendo alcune. Le astronavi, come puoi vedere, hanno 1, 2, 3, 4 laser. Quindi tu dovrai posizionare le carte sul tavolo cercando di indirizzare i tuoi laser verso le astronavi del tuo avversario, verso anche gli asteroidi, per poter accumulare risorse. Finito di posizionare le carte, dovrai fotografare appunto tutto il tavolo, e tramite un bot che sta sul canale Telegram di Tabletscope potrai continuare la partita, perché essenzialmente che cosa farà questo bot? Farà la cronaca, se riesco a chiuderlo, ecco, sono riuscito a chiuderlo, farà la cronaca della partita, quindi ti dirà come procedere, quindi quale carta, quale astronave colpisce quale, quale astronave viene distrutta, quante risorse accumuli, fino alla fine della partita, in cui si conteranno sia i punti delle astronave distrutte, ogni giocatore conterà le astronave distrutte, e le risorse accumulate. È veramente un qualcosa di carino che al momento non è in commercio, è soltanto a scopo promozionale, ma si attende l'autorizzazione per poterli mettere in commercio. Io ho avuto veramente la fortuna di poterne entrare in possesso, me li hanno omaggiati. Ne ho presi due per il semplice fatto che ne darò uno, lo condividerò io e Luigi di Play Life Academy, e l'altro lo darò all'altro Luigi con il quale collaboriamo, di Palestra di Giochi. Sicuramente è uno di quei giochi che fare con i ragazzi, anche perché poi potresti collegarti con il PC su Telegram e quindi mostrare sullo schermo ai ragazzi proprio materialmente tutte le immagini, perché poi la cronaca è accompagnata proprio da immagini, dove c'è la carta, dalla carta parte il laser e vedi proprio i laser che partono e dove vanno a finire. Quindi ancora grazie veramente ai ragazzi di Tabletscope, perché veramente mi hanno fatto un regalone. Tra l'altro hanno anche un altro progetto molto 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 interessante. Ma adesso veniamo alla parte più corpulenta del video. Non ho comprato tanti giochi per me, sinceramente. Ne ho comprato solo uno, mi sono levato solo uno sfizio, ma perché c'era innanzitutto un'offerta a cui non puoi rinunciare e poi perché amo l'autore del gioco che ti starò per far vedere, perché ne ho
ho veramente tutti i giochi, tranne uno che è ancora in divenire. E dopo, caro Antonio Ferrara, spero che insomma arrivi presto perché ho veramente una grandissima voglia di giocare. E stiamo parlando, appunto, come ti ho detto, di Antonio Ferrara, di Last Friday. Last Friday con gioco base ed espansione. C'era un'offerta veramente allettante, quindi ne ho approfittato. E questo è sempre lo stile di Antonio Ferrara, cioè gioco a tema horror anni 80 in cui in cui un gruppo di campeggiatori nell'estate del 1980 è all'interno di un campeggio che si chiama Camp Apache e praticamente ha a che fare con un maniaco. È un gioco in cui c'è uno che fa il maniaco e gli altri che fanno appunto i campeggiatori, che saranno chiamati a non farsi ammazzare, ma soprattutto a rintanarsi nelle baite, insomma. Ecco. Quindi un gioco che ho veramente la curiosità di giocare con la espansione, appunto, come ti dicevo, di Ritorno a Camp Apache, perché è proprio un capitolo in più. Assieme al gioco c'erano due personaggi extra che mi sono stati dati, quindi è ancora, cioè, comunque qualcosa in più, insomma. Ma adesso veniamo a noi. Allora, il primo gioco che ho comprato, come ti ho penso detto almeno 200 volte, ho fatto il corso di educatore ludico e quindi uno dei giochi che ci hanno consigliato è Dream On. Dream On è un gioco esclusivamente basato su carte, dai 7 anni in su per 2-8 giocatori, della durata di 15-20 minuti. È un gioco nel quale i bambini, i giocatori, sono chiamati a costruire veramente un sogno e poi a dover ricordarsi appunto il sogno. Quindi le regole ancora non le ho lette, quindi è veramente una spiegazione molto grossolana. Se ho detto una baggianata, chiedo scusa, poi comunque porterò un tutorial. Come puoi vedere, tutto questo bel mazzone di carte, nient'altro è che tutto un insieme di soggetti, di elementi. Quindi abbiamo tipo un'arancia, abbiamo una cartina, abbiamo una lumaca e così via. Ogni carta, comunque, vedete, rappresenta un PC, le immagini più disparate. Quindi sicuramente sarà un gioco interessantissimo da fare con i bambini. Il libretto delle istruzioni, perché l'altro elemento della scatola è veramente ridottissimo, e c'è anche una clessidra, cioè, quindi sicuramente c'è anche del tempo entro il quale i giocatori saranno chiamati a dare appunto le loro risposte. Dream On è veramente un gioco carinissimo da quel che mi hanno spiegato e sono ansioso di giocare. Altro gioco che ho comprato dalla Cranio Creations è Run Ghost Run. Questo l'ho comprato perché innanzitutto parla da solo le grafiche, ma perché c'è un'importante componente tattile e quindi per quanto riguarda il progetto appunto che sto portando avanti con i ragazzi, soprattutto con ragazzi che hanno magari delle difficoltà, può essere molto d'aiuto. C'è un libretto delle istruzioni, come puoi vedere, molto anche qui pochissime regole. Questa è la stanza dentro il quale saremo chiamati a giocare. In cosa consiste? Prima di farti vedere questo, ti spiego in cosa consiste. Il gioco consiste essenzialmente in un nascondino, cioè noi avremo dei fantasmi che dovranno attraversare la stanza e nascondersi dietro a questi componenti che possono essere, ecco, un comò, un pianoforte, una poltrona, non so come si chiama, vabbè, un carrello delle torte. Una poltrona, questa sì che è una poltrona, lo so, una specchiera.
Alla fine del turno dovranno, il giocatore di turno dovrà guardare all'interno di questa serratura e i fantasmi che sono questi qui, che sono veramente al tatto, sono gommosi, quindi sembrano quasi delle caramelle. Ti faccio vedere, ci sono i fantasmi piccolini di diversi colori, perché ci sono rossi, verdi, gialli e ci sono quelli anche più grandi, come puoi vedere. Ok, e ci sono delle carte anche qui, queste non le ho aperte, quindi proverò, vediamo quanto tempo riesco ad aprirle. Ce l'ho fatta, eccole qua, vediamo un po'. Ok, ci sono di due tipi. Ok, ci sono di due tipi essenzialmente, quindi c'è questo qui che è la mossa del fantasma. Vedo che ci sono dei numeri, credo che dietro ci sono dei numeri, quindi io presumo che possano rappresentare il numero dei passi, non lo so sinceramente, quindi non voglio dirti una baggianata. E poi ci sono le chiavi serratura, le carte serratura. Sì, se non metto la mano davanti magari le vedi meglio. E queste sono le immagini, vedi? Così. Anche di questo ti porterò un tutorial, in modo tale che così ti spiego bene il gioco. All'interno della scatola c'è anche un dado. Eccolo qua. E veramente ci tenevo a prenderlo perché l'ho visto ed era... Loro avevano tra l'altro la versione gigantesca, che era qualcosa di meraviglioso. Lo chiuderò dopo. Chiudiamo la scatola. Ok, altro gioco che ho preso, un gioco minutissimo, e ho preso 21 giochi minuti di Teo Boca. Un gioco minuto nei componenti, un gioco minuto nelle regole, nel prezzo, nella scatola, tutto minuto, come il buon Teo, come caratteristica proprio appunto del buon Teo. La scatola ha dei disegni meravigliosi, la scatola, ma anche i componenti stessi. Il regolamento è corposo, come puoi vedere è proprio un libricino, ma perché ovviamente, come potrai immaginare, ci sono 21 giochi da dover spiegare. I 21 giochi, non farti ingannare, non sono quelle classiche scatole che magari hanno 100 giochi e sono... No, perché anzi, assolutamente, sono dei giochi molto ben strutturati che si giocano in questa serie di plancette. Te le faccio vedere più o meno. Con meccaniche assolutamente note, come può essere il piazzamento lavoratori, come può essere tutte le meccaniche caratteristiche dei normali giochi. La cosa figa è il fatto che tu possa portare in giro 21 giochi senza doverti portare 200 scatoloni appresso, e la trovo veramente una cosa figa. Assieme a questo c'era appunto il sacchettino con le risorse. Vediamo se riesco a mostrartele. Sono risorse, quindi ci sono sia i dadini che i dischetti, ovviamente di vari colori, e assieme a quelli c'è anche un sacchettino, anzi ne approfitto per mettere tutte le risorse al proprio interno. Ok, mettiamo anche queste, così lo faccio in diretta. Perfetto. C'è tra l'altro un... I forzuti hanno sabotato la carta 19, ecco un adesivo con cui potete rimediare. Io sinceramente non so se c'è un errore di stampa e questo è un modo veramente molto simpatico per poter rimediare, ma se è così è fighissimo. Comunque c'è anche questo, e nell'interno della scatola appunto c'è la tabella per il calcolo dei punti. Quindi Teo, veramente ancora complimenti. Nella live che abbiamo fatto insieme ti ho detto che
tu facevi tante cose e le facevi fatte bene. Questa ne è la dimostrazione, appunto. E sempre per bambini, ma neanche più di tanto, ho preso Kingdoms Candy Monsters, un gioco di carte, mostri e caramelle. Questo è il libretto delle istruzioni. Tra l'altro, insieme al gioco vengono date due espansioni che sono nient'altro sono che altre carte aggiuntive, e non ce la faccio a prenderle tutte perché sono veramente tante. Come puoi vedere, le carte raffigurano mostri che posseggono caramelle. Le immagini sono veramente eccellenti, bellissime. E anche di questo ovviamente leggerò le regole e ti porterò i tutorial. Poi c'è un sacchettino con le caramelle, presumo che saranno i punti, sicuramente. Poi ci sono le risorse con dadini bianchi, dadoni bianchi e dadoni neri. E questo qui l'ho preso, è il primo dei giochi che ho preso allo stand della Little Rock Games, perché gli altri due sono del mio carissimo amico Diego Di Maggio, il gioco tra l'altro che ho già giocato mercoledì, giochi, e sono Rolling Village e Siege of the Eternal Night. Come puoi vedere, me li sono fatti anche autografare perché non potevo non comprarli. Sono aperti, ma semplicemente perché li ho giocati, quindi ok. Sono due Rolling Right, non riesco a dire Rolling Right più forte di me, dove in uno siamo chiamati a, siamo dei sindaci chiamati ad allestire la città nel modo più più congruo possibile, più remunerativo in termini di punti possibile. E in base al tiro dei dadi che noi facciamo si posizionano case, foreste, laghi e quant'altro, e chi fa più punti vince, insomma. Ti porterò anche di questo un tutorial più dettagliato. E invece Siege of the Eternal Night è sempre Roll and Write, dove noi siamo chiamati a posizionare cavalieri all'interno del nostro schema. Come puoi vedere, c'è una breve sintesi, ok. In base al tiro dei dadi si posiziona un cavaliere piuttosto che un altro. C'è una buona interazione perché, a differenza di quello, questo qui ti dà la possibilità di poter ostacolare la costruzione dei tuoi avversari. Quindi veramente ben riusciti, complimenti Diego, ma soprattutto complimenti alla Little Rocket Games, perché è sempre attenta ai progetti interessanti e soprattutto, come in questo caso, vincenti, perché soprattutto Siege of the Eternal Night a Modena ha spopolato, ha veramente stato venduto tantissimo. E niente. Questo era l'ultimo, ho finito tutto già, abbiamo finito, incredibile. Io ti ringrazio per aver visto questo video, ti ricordo di prendere in considerazione l'idea di iscriverti al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook e di seguirmi sul mio profilo Instagram, se ritieni che i miei contenuti siano interessanti. Io veramente ti ringrazio, ti do appuntamento al mio prossimo video o alla mia prossima live e ti abbraccio forte. Io sono Carlo e questo è Fudo Games. Ciao!